Sono felice di aver pubblicato Contrasti radioattivi di Paolo Laddomada, un reportage fotografico che parla di uno dei più grandi disastri nucleari dello scorso secolo, ovvero l'esplosione del reattore 4 a Chernobyl. Si tratta di un reportage sentito, forte, intenso, tra la regione di Minsk e quella di Gomel nel sud-est della Bielorussia, che poi sono le zone più colpite dalle radiazioni, dalla radioattività. Un percorso veramente fondato sul desiderio di ricostruzione attraverso le immagini. Ricostruzione, ovvero un lavoro sulla ricostruzione dopo macerie, macerie non solo di carattere materiale, ma anche emotivo, di tutta quella gente che ha sofferto grandemente. Mi ha colpito la didascalia di un'immagine dove dice che chi scappa non può portarsi tutto appresso velocemente, ed è vero, un monito che vale tutt'oggi, anzi forse maggiormente a tutt'oggi.